Oggi presentiamo un progetto interessante, sicuramente Bologna, è un progetto sicuramente di rilevanza cittadina che vede protagonista e diverse righe studio e via Piranesi, e che hanno proposto all'amministrazione comunale un progetto che parli di sicurezza e nell'ottica di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini con l'intento di capire i fenomeni legati al degrado della sicurezza e diciamo affrontarli con un ruolo attivo dei cittadini e con il presidio e la presenza delle persone sul territorio. Il ruolo del quartiere in questo progetto è stato quello di indicare un ambito, una zona del Duc Fiera, cosiddetto Duc Fiera, quindi un ambito urbanistico relativamente nuovo, e che è un ambito urbanistico a cavallo tra quartiere Naville e quartiere San Donato. Il progetto si svilupperà nella parte di quartiere Naville, nelle vie Parri e Dossetti, ed è stato deciso questo luogo in quanto è un luogo che, seppur di recente costruzione, presenta una serie di problematiche. Innanzitutto la presa in carico del Comune di Bologna, che è avvenuta solo recentemente e ancora non per la parte del verde, quindi c'è ancora un problema di passaggio tra chi ha costruito e preso in carico della normale manutenzione del Comune di Bologna. E è una zona di passaggio verso la zona fiera e quindi anche di passaggio di flussi non sempre legali, e soprattutto attorno a sé ha alcuni problemi irrisolti che l'urbanistica sta provando col tempo, sta cercando di risolvere, che sono la presenza di contenitori non più utilizzati, che sono attrattori ovviamente di illegalità, per cui abbiamo dalla caserma Sani a diversi contenitori industriali, quali le Cevolani, che finalmente verranno trasformate a breve, pare, l'ex Bologna Motori, la Patini, eccetera. E quindi ci sembrava il luogo giusto dove proporre a dei cittadini che tra l'altro si stanno organizzando insieme al quartiere per essere un po' le antenne sul territorio dei problemi, anche per essere attivi nel promuovere iniziative, ci stiamo organizzando con i cittadini insomma per avere un presidio sempre maggiore di quelle vie. E questo progetto calda fagiolo perché ci aiuta appunto ad affrontare le tematiche del cosiddetto degrado, una parola forse anche un po' abusata, con degli strumenti culturali importanti, per cui oggi siamo qui a presentare il progetto Sicuramente Bologna.